Ciao, sono Nicolò, ho 28 anni, sono laureato in architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio e attualmente lavoro in uno studio. Tra le mie passioni più grandi c'è la musica, sono anche un cantante, quindi cerco di dedicarmi anche all'attività musicale e la montagna con l'arrampicata e in parte l'alpinismo. Ciao, sono Matteo, ho 28 anni e sono laureato in architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio. Le mie passioni sono rimanere all'aria aperta, lavorare con la natura, in quanto sono anche diplomato in scienze agrarie. La scelta del corso di studio di architettura risale al liceo, dove un professore di storia dell'arte ci aveva introdotto anche al codice dei beni culturali e fin da lì nasce la passione nei confronti dell'architettura e nella fattispecie nel mondo del restauro e della valorizzazione del patrimonio italiano. Questo corso di architettura l'ho scelto in quanto già mi sono avvicinato durante il corso di laurea triennale, appassionandomi prevalentemente appunto nelle tecniche del restauro e nelle varie tipologie del restauro legate all'architettura. L'esperienza più stimolante all'interno del mio corso di studio è stata senz'altro la tesi e la laurea, in quanto ho potuto condividere con un mio compagno dell'intero corso di laurea magistrale una tesi all'estero, nella fattispecie a Cuba, con anche un soggiorno di un mese e mezzo all'interno del paese caraibico per studiare l'architettura del luogo e appunto redare il nostro progetto. L'esperienza più interessante che ho maturato durante il corso di studi è stata l'esperienza per la scrittura, la tesura della tesi, in quanto ho avuto la possibilità, attraverso la borsa per tesi su proposta, siamo riusciti a fare un viaggio d'esperienza a Cuba, dove siamo riusciti a studiare, analizzare alcune tipologie architettoniche del periodo. Piani per il futuro? Beh, attualmente, in seguito, diciamo, a questo periodo di incubazione all'interno dello studio, sono quelli di aumentare sempre di più le mie capacità, magari per arrivare in un secondo momento ad aprire uno studio più personale con le persone che hanno accompagnato il mio percorso e provare a ritagliarci il nostro spazio all'interno del mondo dell'architettura italiano e, perché non, internazionale. I miei piani per il futuro stanno nel prepararmi il più in fretta possibile per cercare di dare l'esame di Stato e per quanto possibile mi piacerebbe continuare a rimanere all'interno del mondo universitario e della ricerca.